l'assistenza dei Wizards va sicuramente meglio del previsto, calcolando che non siamo una squadra, ma una cozzaglia di giocatori senza uno scopo ben definito. In queste prime puntate, a cominciare dalla partita contro i Cincinnati Reds, il nostro scopo sarà dargliene una a questi Wizards per provare quantomeno a fare delle fondamenta per questa stagione. E uno dei protagonisti di queste rifondazioni potrebbe essere l'italiano Dominic Fletcher. Italiano? Sì, certo, perché se avete visto l'ultimo mondiale 2023, Dominic Fletcher è americano, è vero, ma ha mamma italiana e di conseguenza ci focalizziamo su di lui per questo inizio di secondo episodio della Zero to Hero Challenge per un Dominic Fletcher che in questo caso si iscrive alla festa con una grande battuta nell'angolo morto a destra contro Graham Ashcraft. È un doppio per l'italo americano, due pari nel Grand Trade Field che inspiegabilmente rispetto alla vita reale è pieno, mentre sappiamo nella realtà come i White Sox abbiano avuto anche un calo drastico di pubblico, ma appunto ci vorrà il nostro intervento per riportare gente allo stadio e vedere i White Sox vincenti, un po' come in questa partita, che in realtà è un episodio sporadico, ma comunque importante da segnalare, valida di Martin Maldonado. Dominic Fletcher gira per casa e segna il punto del 2-4 per i Chicago White Sox, che in qualche modo stanno cercando di avere uno scopo per quanto riguarda il concetto di squadra. E appunto, come dicevo prima, Dominic Fletcher può essere uno dei pilastri della stagione presente e anche della prossima. Intanto qui volata sempre sul giocatore della squadra italiana, presa al volo di Fletcher che prova ad assistere verso casa base perché si tenta una sacrifice fly per i Cincinnati Reds. Il corridore arriva però ed è out! Eliminazione a casa, grandissima giocata di Dominic Fletcher. È eliminato il corridore dei Cincinnati Reds che dalla terza ha provato a segnare il punto del 5-6. Ma Fletcher tira uno strike a casa base, nulla da fare per i Reds, grandissima giocata difensiva. E sarà questa giocata difensiva a permettere ai Chicago White Sox di avvicinarsi alla vittoria in una partita che al momento vede il periodo sul 4-8. Dominic Fletcher intanto finisce strikeout, ma appunto cambia poco. I Chicago White Sox, incredibile ma vero, vincono anche questa partita in un inizio di stagione che va detto li vede meglio del previsto. Ma appunto, anziché parlare di baseball giocato, per una volta parliamo di modalità di gioco, perché abbiamo visto nella puntata precedente che nella March-October noi possiamo evidentemente scegliere in quali reparti investire per migliorare la nostra formazione. I White Sox sono praticamente all'ultimo posto della Lega dovunque, però noi possiamo scegliere chi non cedere, Dominic Fletcher è uno di questi, insieme a tanti giocatori che abbiamo visto come Luis Robert e altri giocatori importanti, e andare a vedere qualche prospetto e qualche giocatore importante da poter scegliere. Ho scelto, come vedete, qualche giocatore come Ason Kerstedt, giovane prospetto dei Baltimore Orioles, Shaylen Gallears degli Oakland Athletics e altri giocatori che vedremo che non sono magari giocatori di primissimo livello, ma sono o certezze di squadre simili alla nostra, quindi dell'elite, oppure dei giovani di prospettiva su cui poter investire. Langeliers e Mason Miller sono gli obiettivi miei principali, ovvero un grande catcher e un grande rilievo, oltre a Kerstedt che è un esterno destro. Con queste premesse noi ci avviamo a una partita di Interlega al Citizens Bank Park contro i Philadelphia Phillies. E vedete nella classifica dell'America di Central che tutto sommato questi White Sox non fanno così cagare. C'è una squadra che nel gioco a quanto pare è underrated, ovvero i Detroit Tigers, che nella vita vera sono arrivati ai playoff, ma qui probabilmente fanno il ruolo che dovremmo fare noi. Noi siamo 9 vinte e 11 perse e affrontiamo i Phillies con questa battuta che va profonda di Paul DeJong, che per inciso è uno di quelli che vorrei vendere in realtà, in quanto anziano vorrei puntare a un giovane di prospettiva. Ma Paul DeJong al momento non è d'accordo alla mia cessione e di conseguenza doppio per provare a mettere un punto sul tabellone in una partita che vede Philadelphia in vantaggio 1-0 e rimane in vantaggio 1-0 perché l'altro giocatore dell'Italia, ovvero Nicky Lopez, alza questo poppone preso al volo da parte del prima base dei Philadelphia Phillies, dunque si rimane 1-0 per la formazione della Pennsylvania, che però, a differenza nostra, concretizza l'occasione dell'uomo in seconda base e lo fa con questo singolino da parte di Nicolas Castellanos. Il corridore di Philadelphia gira per casa e segna il punto del 2-0, e di conseguenza è il punto della sicurezza per i Phillies, che possono assolutamente fare una grande prestazione, così come lo fa Nicolas Castellanos, tredicesima partita consecutiva con almeno una valida. Nel nono inning abbiamo lo stesso copione di prima, uomo in seconda e due out, e come prima non arriva il punto concretizzato, out al volo su Johan Moncada. Ball game al Citizens Bank Park di Philadelphia. I Phillies vincono 2-0, peraltro è un complete game shutout di Zach Wheeler che ci ha veramente silenziato, non ci abbiamo capito niente. Vedremo se andrà meglio invece contro i Minnesota Twins nello stesso copione della partita precedente. 1-0 in trasferta, questo giro però è più importante perché è una partita di Interlega.
Partendo dall'ottavo c'è Gavin Sheets nel box di battuta che impatta questo lancio da parte del lanciatore avversario che entra in Desclafani, e questa la troviamo a St. Paul, la città gemella di Minnesota, perché è un no-doubt homer per Gavin Sheets. Grande impatto per il nostro esterno destro, terzo fuoricampo in stagione. I White Sox sono sul tabellone con un terrificante giro di mazza di Gavin Sheets, una palla che letteralmente è volata in un'altra galassia. 1-1 al target field. Qui rivediamo il lancio di Desclafani impattato benissimo da Gavin Sheets, che ha capito subito di averla sbattuta fuori, palla che in realtà rimane all'interno dello stadio, ma appunto poco cambia. I White Sox sono sul tabellone con un singolo giro di mazza. Gavin Sheets mette il potere sull'1-1 e poi nella parte alta del decimo Corey Lee, che neanche lui penso sappia chi sia, mette il singolino che addirittura porta i White Sox a completare la rimonta. Chicago mette la freccia e sorpassa Minnesota, ha segnato Nicky Lopez, RBI di Corey Lee, che è un 60 di overall, quindi un giocatore veramente alle basi. 2-1, che peraltro sarà anche il risultato finale di questa partita. Strikeout del closer Johnny Brebbia, ball game al target field di Minneapolis. I White Sox in qualche modo vincono meritatamente questa partita con 10 valide, e vedete quanto è importante il momentum in questa modalità che vede protagonista la Zero to Hero Challenge, la Mars to October, perché si giocano i momenti chiave di ogni stagione per poi migliorare questa squadra. E uno dei momenti chiave è il mercato. Qui abbiamo le prime trade in corso, ci offrono Alec Thomas, giovane e già importante per l'Arizona Diamondbacks, esterno centro titolare, ci offrono il rilievo Serantoni Dominguez, 29 anni, però ci offrono anche un altro giocatore dai Baltimore Orioles che vedremo tra poco, ovvero uno di quelli che avevo ricercato, Elson Kjærstad, l'esterno destro, 25 anni, è vero, è un 66 di overall, ma ha una A di potenziale, nella vita vera ha già esordito in MLB ed è un buon giocatore, quindi per cui per costruire una squadra interessante, non per questa stagione ma per la prossima, il dubbio è tra Alec Thomas, 23 anni già affermato in MLB ma B di potenziale, può fare però più ruoli, e un giovane che però ha un potenziale molto più elevato e che si è fatto giocare titolare, può crescere e fare bene. Kjærstad evidentemente può rispondere a queste caratteristiche, a questi prerequisiti, tanto è vero che, piccolo spoiler, il ballottaggio lo vincerà il giocatore dei Baltimore Orioles. Saremo a perdere sia Alec Thomas sia Serantoni Dominguez, e di conseguenza il numero 13 che nel gioco gioca ai Norfolk Tides, squadra in triplo A dei Baltimore Orioles, sarà un nuovo giocatore dei Chicago White Sox, l'esterno destro titolare. È vero, dovremo riadattare Dominic Fletcher, ma comunque è il primo acquisto della stagione dalla seconda puntata, segno che noi White Sox dobbiamo investire sui giovani e provare a renderli presentabili. E questo è l'esordio di Elson Kjærstad. Siamo al Tropicana Field di Tampa Bay, Florida, o meglio San Petersburg, Florida, con appunto Kjærstad che esordisce. Queste le sue statistiche: 347 media battuta, molto bene, 4 fuoricampo, 22 RBI in triplo A con Norfolk. Potrebbe essere un ottimo primo in battuta, che notoriamente è quello messo in base per primo per le medie battute, non in questo caso però, perché arriva lo strikeout su Shane McClanahan, uno dei lanciatori tripla di questo gioco e non solo, anche della vita reale. Però ci sarà tempo e modo per Kjærstad di rifarsi. Partita del sesto, sempre duello contro McClanahan, lancio, impatto di Kjærstad, è un pop, però è pericoloso perché vanno giù in tre, infatti la palla cade. È la prima valida di Kjærstad con la maglia dei Chicago White Sox. Importante anche sbloccarsi in questa situazione per il nostro nuovo esterno. Una partita che qui lo vedete anche protagonista in difesa, ma appunto Tampa Bay è una squadra nettamente superiore a questi Chicago White Sox, quindi aspettiamoci tante sconfitte contro squadre di più alto livello. Qui intanto arriva la valida con Kjærstad, che ha provato a tentare il recupero in extremis, ma non ce l'ha fatta. Assistenza in diamante per limitare Harold Ramirez in prima base, ma appunto non ci sarà storia in questa partita. Finisce 7-3 per i Tampa Bay Rays. Peccato comunque, perché i White Sox comunque danno l'idea di essere in partita a differenza della vita reale, e con queste piccole basi qualche evidentemente soddisfazione ce la possiamo togliere per il futuro. Proviamo a farne una contro i Baltimore Orioles, una classifica che vede però i White Sox al quarto posto della American League Central, contro invece Baltimore, che è una delle top squadre in American League East. Basi piene, due out, partita dell'ottavo, ma arriva la battuta da parte di Gunnar Henderson, un doppio che si perde nell'angolo a destra, recupera Dominic Fletcher, ma non basta, arrivano i punti del 3-2 e del 4-2, singolo in verità per Gunnar Henderson, ma appunto Baltimore concretizza
l'errore di Matt Foster che ha lasciato una palla in mezzo al piatto. Il battitore dopo è Brian O'Hearn che gira una palla interna. Fletcher recupera al volo, tenta l'assistenza al taglio e poi a casa, ma arriva il punto del 5-2 per i Baltimore Orioles, che un po' come Tampa Bay dimostra di essere una squadra superiore. E piccolo spoiler, andrà a vincere questa partita. Questo che vediamo è l'ultimo out. Andrew Vaughn viene capponeggiato malissimo da Félix Bautista, il closer degli Orioles. Ball game al Grand Trade Field di Chicago, Illinois. Vince Baltimore 5-2 e si conclude anche il secondo episodio della Zero to Hero Challenge. Ci vediamo mercoledì prossimo con il nuovo episodio, sperando che appunto i Chicago White Sox possano avere ancora delle ottime basi su cui costruire. Il saluto da parte di Matteo Torga.